C'è amiche e c'è amici, la tua anima gemella esiste, scopri come conquistarla. Allora, spesso abbiamo una concezione sbagliata dell'anima gemella. Crediamo che l'anima gemella sia una sorta di famiglia del Mulino Bianco in cui la principessa rosa o il principe azzurro che lo scopri e finalmente vivi per sempre felice e contento, come la fine delle favole, vissero per sempre felice e contenti. Questa non è l'anima gemella, questa è una favola, appunto, nel senso che non ti capiterà mai. Se ti capiterà per un tempo limitato, per cui dopo un po' non sarà più sta favola, ma diventerà una roba un po' più traballante, poi con tutti i cambiamenti, eccetera. L'anima gemella non è questa, l'anima gemella è quella parte, è quel corpo fisico, diciamo, che ha un corpo sottile, un'anima affine alla tua anima. Noi, secondo le tradizioni orientali, non siamo fatti soltanto di atomi, diciamo, corpo fisico, ma abbiamo anche un corpo energetico e abbiamo anche un corpo sottile. Il corpo sottile è quel continuum mentale che passa di vita in vita. Ed è unico, deve fare delle esperienze, deve fare delle esperienze per trascendere finalmente queste reincarnazioni e andare fuori, andare oltre. Diffondersi nella beatitudine e nella vacuità, diventare unione di beatitudine e vacuità. E per fare questo ha bisogno di stimoli. L'anima gemella è quella predisposta principalmente a darti degli stimoli e stimoli reciproci. Per cui può essere la tua anima gemella, può essere il tuo carnefice, può essere una persona che ti genera sofferenze, può essere, non è detto che sia il principe azzurro o la principessa rosa. Può essere una persona che ti fa vivere un rapporto sentimentale di merda. L'importante è che ti dia un insegnamento, ti dia uno stimolo. La sua parte cosciente ne è inconsapevole, ma la sua anima sì. E quindi le anime gemelle sono queste, quelle che ti consentono di fare un'evoluzione. Perché se tu non hai degli stimoli, in realtà non ti evolvi, resti sempre vincolato ai tuoi blocchi. Questa è l'anima gemella. Per scoprirla devi scoprire quando c'è con una persona, quando tu guardi quella persona e ti sembra che non sia la prima volta che la incontri. Tu magari è la prima volta che la vedi, ma ti sembra c'è qualcosa dentro che ti dice, ma può essere, ripeto, una qualunque persona, anche che ti fa vivere un'esperienza molto negativa, però senti che c'è una risonanza in qualche modo. Allora capisci che quella è l'anima gemella, poi ce ne sono tantissime di anime gemelle, sono tutte quelle che ti fanno evolvere in qualche modo. In realtà in un ciclo infinito di vite le anime gemelle poi diventano veramente tante e le incontriamo frequentemente, spesso quelle che incontriamo nella nostra vita sono anime gemelle, sia nel piacere che nella sofferenza. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici e metti qua sotto un mi piace. Ciao!